Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Visto che Mario è assente dalle scene da un bel pezzo e questa benedetta collection degli episodi in 3D ancora non è stata annunciata, facendo un po' di ricerche sulla Wario Apparition mi è venuta in mente un'idea per un video secondo me molto interessante. Conosciamo tutti infatti le mascotte Nintendo, i titoli che le hanno rese celebri, ma dal suo approdo nel mondo dei videogiochi la casa di Kyoto non è certo stata con le mani in mano e nel corso degli anni ha proposto diversi esperimenti decisamente fuori dagli schemi, riutilizzando però alcuni dei suoi volti più noti. In questo video parleremo di 5 giochi a dir poco atipici per gli standard Nintendo e di cui probabilmente pochi di voi hanno sentito mai parlare. Per quanto possibile cercherò di evitare gli spin-off con protagonista Mario, perché le disavventure dell'idraulico italiano sono così tante che gli si potrebbe tranquillamente dedicare un video intero. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi giochi e se approfondimenti del genere vi piacciono. E ovviamente, prima di iniziare, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Recentemente, con l'acquisto di Odama per GameCube, mi sono riavvicinato al mondo dei pinball virtuali. La simulazione di flipper è un campo che in realtà Nintendo ha esplorato più e più volte, riutilizzando per l'occasione alcuni dei suoi personaggi più noti. Appoggiandosi a Fuse Games, degli sviluppatori esterni specializzati in pinball, ha dato vita al mediocre Super Mario Ball per Game Boy Advance e all'interessante Metroid Prime Pinball per Nintendo DS. Il più significativo rimane per me però Kirby's Pinball Land, uscito nel 1993 su Game Boy. Sviluppato da HAL, è il secondo flipper mai prodotto da Nintendo, dopo Pinball su NES, e ricordo di averci speso sopra parecchie ore da giovincello. Tolti i limiti tecnici del Game Boy, che rendevano un po' complicato seguire l'azione, il gioco era veramente divertente e ricco di segreti da scoprire. Con 3 tabelloni differenti e la battaglia finale contro King Dedede, Pinball Land aveva anche una discreta longevità, e poi diciamocelo, Kirby era semplicemente il personaggio perfetto per fare da protagonista in un flipper. Storicamente poi il gioco ha un altro merito non da poco. Il suo engine fu utilizzato come base per un altro spin-off di un certo successo, Pokémon Pinball. Se nominiamo Donkey Kong, uno dei personaggi più importanti della combriccola di Super Mario, non possiamo non pensare a dei veri e propri capolavori del platform in due dimensioni come la trilogia di Donkey Kong Country. Il problema è che dopo l'acquisto di Rare da parte di Microsoft e prima che Retro Studios facesse risorgere il brand su Wii, nell'era GameCube Nintendo chiaramente non aveva la più pallida idea di come sfruttare lo scimmione. Fu così che nacque l'idea di Donkey Konga, un rhythm game sviluppato da Namco che utilizzava come periferica un controller molto particolare, un set di bonghi. Il gioco ebbe un discreto successo, tanto da generare ben 2 seguiti, anche se il terzo fu pubblicato solo in Giappone, ma il vero colpo di genio arrivò quando Shigeru Miyamoto suggerì la creazione di un nuovo platform con protagonista il vecchio rivale di Mario. Fu messo in piedi così un nuovo team composto da 65 elementi, lo storico Nintendo EAD, che debuttò con il particolarissimo Donkey Kong Jungle Beat. Si trattava di un side-scroller in 2 dimensioni che si rifaceva all'epoca d'oro del platform su SNES, ma che si controllava interamente con i bonghi. Il gioco è semplice e immediato e presentava delle soluzioni di game design a dir poco innovative, e ricordo come divertentissime le boss fight che culminavano in delle scazzottate di una violenza inaudita. 10 poro punti a chi mi sa dire in quale gioco per Switch vengono citate. Purtroppo Jungle Beat presentava alcune problematiche come una difficoltà tarata verso il basso, scarsa longevità e anche una certa ripetitività di situazioni, risultando così un prodotto dall'ottimo potenziale ma con ampi margini di miglioramento. Non è un caso infatti che molti concept partoriti durante lo sviluppo saranno poi riutilizzati in quel capolavoro senza tempo di Super Mario Galaxy. E a proposito dei compari di Super Mario, sapevate che anche Peach è stata protagonista di un platform? Nel 2004 la principessa ha abbandonato il ruolo di damigella in pericolo per affrontare la sua prima avventura a tutto tondo in Super Princess Peach per Nintendo DS. Si tratta di un platform abbastanza standard e dai colori sgargianti, con un'estetica pastellosa che un po' ricorda quella di Yoshi's Story. La particolarità del titolo risiede nel fatto che grazie all'ombrello magico Parasol, Peach è in grado di utilizzare le sue emozioni per guadagnare poteri speciali. La gioia permette di volare e di spazzare via alcuni ostacoli, la rabbia di bruciare i nemici e degli elementi dei livelli, la tristezza di far crescere delle piante con le lacrime e correre rapidamente, mentre la calma
serve a curarsi. Intendiamoci, non è di certo un platform che reinventa il genere, ma è un gioco pieno di soluzioni interessanti e dà la buona longevità. Inoltre, Super Princess Peach sfruttava a dovere tutte le funzionalità del Nintendo DS, come il pennino, il doppio schermo e il microfono per soffiare. Siamo lontani dal capolavoro, ma Super Princess Peach andrebbe ricordato molto più spesso. Oggi titoli come Pokémon Smile e Pokémon Sleep suscitano un certo scalpore, ma la verità è che i mostriciattoli portatili da sempre si sono prestati agli spin-off più improbabili di sempre. Anche qui si potrebbe dedicare un video intero ai detour completamente senza senso del brand, ma sfrutto l'occasione intanto per parlarvi di AU Pikachu. Durante l'apice della Pokémon mania, il Nintendo 64 fu ospite di diversi esperimenti a tema Pokémon, ma quello di AU è sicuramente tra i meno riusciti. Si tratta di un simulativo, una sorta di Tamagotchi, dove non dovremo far altro che interagire con Pikachu. Se già così le premesse sono tutt'altro che entusiasmanti, beh, sappiate che l'unico modo per farsi notare dall'elettrotopo è quello di parlargli attraverso il microfono che veniva dato in bundle con il gioco. L'idea poteva essere in un certo senso affascinante, peccato che la realizzazione fosse pessima. La tecnologia del tempo infatti permetteva a Pikachu di riconoscere solo un set limitato di frasi, ma purtroppo anche scandendo nel modo più chiaro possibile le parole, farsi capire dal Pokémon era praticamente impossibile. Se già il mio concetto di divertimento è abbastanza lontano da attività come trova gli ingredienti per il picnic di Bulbasaur, gli evidenti limiti tecnici affossavano qualsiasi possibilità di godersi questo strano spin-off che fortunatamente non arrivò mai in Europa. E chiudiamo con lo spin-off più bello di tutti i tempi, che vede come protagonista Tingle, il personaggio più inappropriato partorito dal mondo di Legend of Zelda. Per chi non lo conoscesse, Tingle è un 35enne ossessionato dalle fate, che, vestito in modo piuttosto discutibile, dalla sua apparizione in Majora's Mask aiuta Link vendendogli delle mappe disegnate a mano. Nel suo primo titolo da protagonista, Freshly Picked Rosy Rupee Land, l'obiettivo è quello di accumulare quante più rupie possibili per costruire una torre che garantirà l'accesso alla Terra delle Fate. Il gioco è quindi un ibrido tra un adventure alla Zelda, con tanto di dungeon e boss fight, e un gestionale incentrato sull'accumulo di denaro. E quando dico ibrido, non è di certo una parola scelta a caso, perché tutto il mondo di gioco è, diciamo, decisamente sopra le righe. Dai personaggi alla storia, passando per il combat system e il sistema di progressione, tutto è attraversato da un non so che di demenziale parodistico che rende Freshly Picked forse uno dei miei giochi preferiti per DS. Un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. E con questo, poracci, la lista degli spin-off improbabili finisce qui. Vi è piaciuto il video? Avete in mente altri titoli del genere che secondo voi meriterebbero più attenzione? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, prima di salutarci, mi raccomando, lasciate un like e se siete nuovi, iscrivetevi assolutamente al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Spin-off, Fresh Michele, ciao!